a tutti, finalmente riesco a registrare un nuovo video. Sono stata alcuni giorni a Verona, ma quando sono tornata ho portato con me anche una bella bronchite, quindi sono stata e sto tuttora ancora messa abbastanza male. Quindi se tossirò, se vi sembrerà che stia soffocando durante il video, non vi preoccupate, è tutto normale. Allora, oggi parliamo appunto dei prodotti finiti nel mese di novembre, ma prima voglio farvi vedere come ha scaricato il colore, lo sfumato rosso della L'Oreal fatto circa un mese fa. Come appunto potete vedere, il colore ha sì scaricato perché è un rosso meno intenso rispetto a quello, insomma, ottenuto subito dopo l'applicazione, però ha scaricato bene, il colore non ha virato all'arancione e quindi diciamo sono soddisfatta di, insomma, di questo esperimento. E vi lascio nell'info box il video con l'applicazione e il risultato. Iniziamo subito con i prodotti terminati del periodo. Ho qui la mia bella busta, quindi pescherò a caso. Allora, il primo prodotto che peschiamo è questo gel corpo esfoliante effetto pelle nuova con microgranuli di bambù della Clinience. Allora, premetto che non mi sono trovata bene con questo scrub, per un semplice motivo. Non scrubava, quindi non svolgeva il suo dovere. L'avevo pagato sui 6 euro più o meno d'acqua e sapone. Sono 150 ml, appunto ha la consistenza di una crema leggermente gelatinosa bianca con questi microgranuli talmente sottili che voi potete massaggiare e massaggiare per ore, ma non, insomma, non avrete un effetto esfoliante, quindi senza dubbio non lo ricomprerò. Il secondo prodotto è una maschera nutriente per capelli della Ultra Dolce, quindi della Garnier, e maschera nutriente per capelli secchi e spenti con olio di argan e di camelia. Allora, questo l'ho acquistato un bel po' di tempo fa. Ho utilizzato questo prodotto inizialmente per le prime applicazioni, appunto dopo lo shampoo. Poi ho iniziato ad unirlo in maschere fai da te, quindi mettevo un pochino di questa maschera. Un cucchiaio, diciamo più o meno, con oli e yogurt. Infatti, solitamente utilizzavo un cucchiaio di questa crema, mezzo vasetto di yogurt bianco intero, e olio di semi di lino e olio di argan. Mettevo su le lunghezze, le tenevo in posa per almeno un'oretta, anche di più se avevo tempo, e poi proseguivo, appunto sciacquavo, facevo un normale shampoo e applicavo un balsamo leggero. Diciamo che non mi sono trovata male, però molto probabilmente non la riacquisterò perché appunto ho trovato maschere migliori e anche quelle fai da te senza questa maschera, insomma, mi danno risultati migliori di questa. Scusate, ma faccio veramente fatica a parlare. Allora, altro prodotto finito è altra maschera per i capelli Sansone della Lush, famosissima, tutti ne parlano benissimo, io però non ho avuto questi effetti sorprendenti, mi dava insomma più o meno lo stesso effetto che mi dava questa maschera, però considerando che questo barattolino da 95 grammi costa sugli 11 euro, questo da 300 grammi della Garnier l'ho pagato attorno ai 3 euro. Non penso la ricomprerò, magari insomma se non avrò bisogno di altre maschere fresche. Come sapete, portando 5 vasetti di questi qui neri abitabili indietro vuoti al negozio Lush, riceverete una maschera fresca in omaggio. Quindi se non avrò bisogno di altre maschere per il viso, magari forse riprenderò Sansone e gli darò una seconda possibilità. Sansone è appunto una maschera fresca, quindi va conservata in frigorifero e utilizzata entro un mese dall'acquisto, comunque avete in ogni caso sempre la data di scadenza riportata, e va applicato sui capelli asciutti e sia sulla lunghezza che sul cuoio capelluto, massaggiato bene e tenuto in posa per almeno 20 minuti. E dovrebbe appunto ammorbidire, idratare e fortificare i capelli. Io non ho notato questo enorme effetto benefico, però l'odore, vi avverto, è molto fastidioso, sa di cannella e non so, insomma, ma un odore non molto buono. Allora, altro detergente finito è Erba Libera, di cui vi avevo già parlato in un video dei prodotti preferiti. È sempre un detergente Lush, detergente fresco per il viso. Anche questo, essendo un detergente fresco, ha una scadenza relativamente breve e deve essere utilizzata entro 30 giorni dalla data d'acquisto. In ogni caso, c'è sempre la solita data di scadenza riportata.
Questi sono appunto 100 grammi e costano circa 9,95 euro. Si trova sotto forma di pasta, è una pasta verde che serve appunto, voi ne prendete un pezzettino, lo mettete sulla mano, aggiungete dell'acqua, formate una cremina e la massaggiate sul viso. Mi piaceva perché aveva un leggero effetto esfoliante, avendo granuli credo di mandorle dentro. Dov'è? Non c'è scritto, comunque aveva dei microgranuli che dava un leggerissimo effetto esfoliante, però molto delicato. Non mi faceva tirare la pelle, non bruciava, quindi adesso sto utilizzando prodotti farmaceutici, diciamo, però insomma quando finirò la cura che sto facendo probabilmente lo ricomprerò. Mi è piaciuto. Altro prodotto della Lush, vi giuro che è l'ultimo, bugia ce n'è un altro. È la Via della Seta, è una maschera fresca per il viso, quindi anche questa va tenuta in frigorifero e consumata entro un mese utilizzata entro un mese dalla data di acquisto, o poco più, comunque avete anche qui la scadenza. È per la pelle normale o mista, che promette appunto luminosità e morbidezza, un delicato scrub di mandorle, gel di alghe per nutrire, lavanda per riequilibrare e la magia astringente dell'argilla verde. Allora, questa finora è la maschera Lash che ho provato che mi è piaciuta meno. Ho provato anche Cosmetic Warrior, tappatevi il naso quando lo utilizzate perché è aglio, 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 però fa molto effetto, veramente contro i brufoli ve la consiglio. E ho provato poi Mascherita Piperita, che non è una maschera fresca, sto sfasciando tutto, però con la quale mi sono trovata molto meglio rispetto alla Via della Seta. E questa qui sì, lasciava al momento la pelle più liscia e luminosa, ma l'effetto svaniva dopo poco e soprattutto non ho notato un grande effetto sulle imperfezioni. Io ora ho messo qui dentro un pezzettino di Biancaneve, il sapone alle mandorle in edizione natalizia di Lush, ma ve ne parlerò magari in un altro video. Ultimo prodotto Lush è Lazzaro, questo shampoo che a me piace tantissimo. È appunto uno shampoo effetto risurrezione, da qui il nome, per i capelli secchi, danneggiati, sfibrati, spenti, e a me è piaciuto tantissimo perché non è uno shampoo aggressivo, mi lascia i capelli leggeri e voluminosi, non li secca, e l'odore non è anche qui dei migliori, però insomma mi piace molto come prodotto e sicuramente lo riacquisterò. Non è molto economico perché 100 grammi credo sia sui 6 euro, però cioè, dovete utilizzarne veramente pochissimo e quindi riuscite ad ammortizzare un po' la spesa perché durerà tantissimo. Qui ad esempio ce n'è ancora un pochino che io non avevo visto, evidentemente era sulle pareti ed è sceso. E vi assicuro che con questo riesco a fare abbondantemente un'altra applicazione, quindi ora lo metterò da parte e mi laverò un'ultima volta i capelli con questo. Scusate, ripeto nuovamente, ma non riesco davvero a parlare, abbiamo quasi finito. Ora, due prodotti di cui vi ho parlato recentemente e sono la crema della Clinique che faceva parte del kit SOS 3 fasi anti-blemish. E come vi ho già detto, questa crema non mi è piaciuta perché massaggiandola sulla pelle rimane comunque unticcia. Nonostante io in questo periodo abbia la pelle molto secca sulla zona della fronte, il naso e intorno alla bocca e sulle gote, e nonostante questo faceva fatica ad assorbirsi e non mi sembrava idratare abbastanza bene la pelle. Quindi ho finito comunque la crema. E erano 30 ml, credo, facevano appunto parte del kit. Vi lascio sotto il link di review al video di review del kit anti-blemish della Clinique. E quindi non riacquisterò la full size, mentre riacquisterò la full size quando avrò smaltito altri tonici di questa lozione sfoliante. Che faceva sempre parte del kit. Mi sono trovata bene, ho notato nell'utilizzo l'effetto esfoliante. Però al tempo stesso non era aggressivo, quindi non bruciava, non mi faceva tirare la pelle e riacquisterò sicuramente la full size appena avrò finito gli altri tonici. Ultimi due prodotti sono due prodotti della stessa marca. Allora, questo burro cacao latte e mandorle della Leocrema che mi piace tantissimo per l'odore, non è finito, ma lo butto perché comunque era rimasto inutilizzato per molto tempo ed è sicuramente scaduto, ma ha un odore buonissimo. Di caramelle mou, di appunto di caramello, di latte, di mandorle, ha un odore fantastico e non mi sono trovata
malissimo con questo prodotto, però non aveva insomma l'effetto idratante wow di altri prodotti che sto utilizzando in questo periodo, quindi non lo ricomprerò solo per questo, peccato perché veramente il profumo è paradisiaco. Ultima crema che finalmente ho finito e ho odiato tantissimo è sempre una crema mani e unghie della Leocrema, questa qui, mani più morbide, unghie più resistenti, idrata 24 ore, non idrata neanche 24 minuti perché la mettete e vi forma su una sorta di pellicola che vi dà quell'idratazione, la sensazione di idratazione momentanea per 5 minuti, ma in realtà appunto... diciamo, le mani si seccano poi dopo pochissimo. E infatti, tra gli ingredienti c'è paraffina, quindi è quella che vi dà nei primi posti, tra l'altro, quindi è quella che vi dà la momentanea sensazione di idratazione. Sentite le mani lisce, però dopo 5 minuti le mani sono nuovamente secche e assolutamente non la ricomprerò. E l'effetto sulle unghie, che poi dovrebbero essere più resistenti, non l'ho notato perché le mie unghie si sfaldano come prima, quindi non c'è neanche l'effetto sulle unghie e assolutamente prodotto che non ricomprerò. E per i prodotti finiti del mese di novembre abbiamo finito, chiedo ancora scusa per questo video che sto facendo in apnea, ma non riesco davvero a respirare. Scusate. Spero di riuscire a registrare presto il video aggiornamento della dieta che avrei dovuto fare già la settimana scorsa, ma sono stata fuori quindi non sono riuscita a farlo. E spero di riuscire a fare molto presto anche il video per parlarvi dei prodotti della Tony Rose, un'azienda di prodotti cosmetici che sicuramente molte di voi non conosceranno, ma che davvero a me questo periodo sta piacendo tantissimo e quindi ho voglia di parlarvene e di farvi vedere i prodotti che sto utilizzando. E insomma descrivervi come sono, dove si trovano e soprattutto gli effetti che io sto notando utilizzando questi prodotti. Spero quindi di riuscire a fare tutto questo nel più breve tempo possibile e iscrivetevi al canale se non volete appunto perdere questi video e ci vediamo presto.